cambiano la vita. La storia che per esempio adesso vediamo insieme, Don Pietro, è la storia di un'infermiera. Si chiama Marisa, la quale però ad un certo punto scopre che c'è qualcosa di più nella sua vita. I poveri per me chi sono? Sono dei fratelli e anch'io sono povera. Non sono povera materialmente, ma posso essere povera su tanti altri aspetti e punti di vista. Quindi ogni persona ha bisogno degli altri. San Vincenzo de Paoli, che è il mio fondatore, diceva che l'uomo deve essere messo sempre al centro e noi non ci sentiamo benefattori dei nostri fratelli più fragili, ma beneficiari, in quanto i nostri fratelli sono signori e padroni. Da circa un anno sono responsabile della casa famiglia Sisto Riario Sforza di Napoli. Questa casa famiglia nasce nel 2003 in ricerca dei bisogni dei poveri, persone affette da HIV. La casa famiglia è formata da 3 figlie della carità e 7 persone dell'equipe e anche tanti volontari che ruotano attorno alla casa. La casa famiglia offre un luogo di accoglienza, di amore e di ripresa sia spirituale che anche corporale. Da un punto di vista spirituale organizziamo dei percorsi di formazione che aiutano le persone a riscoprire la loro identità più interiore. Al di là di un luogo di accoglienza, di aiuto nella ripresa umana, la casa offre anche dei percorsi di laboratori, sia manuali, come per esempio il decoupage, sia di cucito, sia di cucina, che anche un orto che permette ai ragazzi di fare esperienza che prendendosi cura delle cose piccole si rimparino a prendersi cura delle proprie cose, quindi di se stessi. Questi nostri fratelli così fragili, da un punto di vista di salute, vengono accompagnati per reimparare ad assumere farmaci e a prendersi cura della loro persona, in quanto veniamo coadiuvati dall'ospedale Cotugno, che ha un servizio domiciliare dove una volta a settimana vengono a visitare i nostri ospiti, aiutandoli e curandoli nella loro malattia. Io ho scelto di vivere con le figlie della carità perché fin da bambina ho maturato l'attenzione per i poveri grazie a mia mamma e a mio papà. Io sono siciliana della provincia di Catania. All'età di 16 anni ho iniziato a fare il corso di infermiera. Quando un giorno sono entrata in una camera dell'ospedale ho incontrato un fratello barbone che era solo e l'ho aiutato a darle da mangiare. Dopo sono uscita e me ne sono andata, ma quello sguardo mi è rimasto sempre dentro. È come se mi volesse dire: Marisa, ma mi vuoi seguire anche tu? Vuoi lasciare tutto? Perché io non voglio qualcosa da te, ma voglio te. Questo mi ha permesso di iniziare il mio cammino nella compagnia delle figlie della carità. Non solo, devo dire che prima di entrare in comunità è come se il Signore già da tempo mi volesse dire: guarda che la tua vita, tu sei stata chiamata a servire i poveri fragili che sono affetti da HIV. A Catania ho fatto un concorso dove il tema era come assistere le persone affette da HIV. E quel tema mi ha permesso di vincere il concorso, in quanto io ho espresso in maniera molto bella, molto libera, la passione con cui si deve stare vicino a queste persone e non aver paura che ti possano contagiare. I poveri ci danno l'indice di come la società sta andando. Se i poveri sono privi di amore, sono privi di dignità, dobbiamo sentirci interpellati. Perché ogni uomo ha diritto di essere amato, ha diritto di avere la propria dignità.